sono molto contento. Questo lavoro che facciamo ogni giorno in allenamento finalmente è uscito sul campo, vediamo che la squadra gioca bene e vinciamo, questo è più importante di tutto. Senti, sei il giocatore più utilizzato da Garcia, hai bisogno di riposo, hai bisogno di rifiatare un pochino oppure vuoi continuare così fino alla fine? Non ho bisogno di riposo, quando il giocatore fa una bella vita, allena bene, fa vita di come professionista, puoi giocare tutte le partite. Senti, scendendo un po' più nello specifico, però la Roma prende sempre gol, al di là di tutto non si riesce a trovare una stabilità difensiva. Non è che non abbiamo stabilità, abbiamo preso gol negli ultimi 10 minuti, era il 3-0, stavamo meno concentrati e così abbiamo preso un gol. Non è che Udinese ha fatto qualcosa oggi, la difesa ha giocato molto bene come in Fiorentina. Senti, ora c'è l'Inter, e come vi preparate a questa gara? Non prepariamo come sempre, andiamo all'Inter per vincere, siamo una grande squadra e dobbiamo vincere. Senti, ma il fatto che comunque lì dietro si continui a cambiare, cioè alla fine tu sei l'unico punto fisso, poi una volta c'è Rudiger, una volta c'è Castan, poi Castan ritorna in panchina, che cosa sta succedendo lì dietro? Cioè nel senso ti crea un po' di instabilità? No, tutti lavoriamo in allenamento insieme. Dobbiamo entrare in partita e fare le cose giuste. Penso che poco a poco stiamo crescendo pure in punto difensivo. Vedrete che nelle altre partite la Roma difensivamente potrebbe essere meglio. Come sta Castan l'ultima? Castan sta allenando al 100%, sta tornando al 100%, è un grande campione e vogliamo aiutare la squadra. Grazie.